Konnichiwa, benvenuti voi qui nel mio canale, sono come sempre Giappogamer. Allora, benvenuti e ben ritrovati qui in un nuovo episodio di Ni no Kuni 2. Allora, siamo arrivati finalmente oltre la spaccatura del mare, quindi possiamo dirigerci verso Sequoia. E allora, vediamo un po' il da fare. Allora, parliamo con Cornelius, con Cecilius, scusate. Direi che il venerabile solario confrontato al nome tutelare di Talasside e di Corporatura in vero minuta. Allora, vediamo un po'. Anche a mio mondo esistono problemi col lavoro come quelli di Sequoia, mondi diversi, ma i problemi restano gli stessi. Ma si può salpare? Boh, indica fuori. Allora andiamo fuori, va. Quindi vi faccio vedere, non so se vi ricordate come è upgradato il regno. Eccolo qua, guardate, mamma mia, che figaggine. Ok, allora vediamo un po'. Ma ci abbiamo tutto quanto? Fai un attimo controllare un po' la roba che si può comprare. Ciao amica. Sì, tutto bene? Allora, vediamo un po'. Cioè, abbiamo un po' di Dorados. Erba medicinale, lacrima d'angelo. Compriamone un po', va. Dai, direi tre. Erba medicinale pure ne compriamo una trentina, va. Poi incenso, una sola persona. Antisonno, cura una persona affetta da sonno, ma quello basta, un bel caffè. Vabbè, ok, diciamo per il momento va bene così. Compra, vendi, chiedi informazioni. Sali di livello, sono disponibili sempre più oggetti. Va bene, ok, vai. Allora, a più tardi, amica mia. Sì, ci ribecchiamo. Allora, vediamo un po'. Vabbè, ok, oggi proseguiamo in questa avventura incredibile. Ci sono anche delle casette fuori, oh. Ah, beh, già, giustamente. Questo ancora si è allargato il nostro mondo. Guardate, con delle casette. No, che spettacolo. E ok, allora usciamo un po' e vediamo un attimo. Dove tocca andare? Là ci sarà una battaglia campale. Pure là c'è un'altra battaglia campale. Ma noi dobbiamo andare a prendere la nostra bella nave. Eccola qua. Allora, buoni tutti. Dove possiamo andare, cavolo? C'è una mappa qua. Sì, ok. Ah, lì a sinistra. Ok, dobbiamo andare oltre la spaccatura. Quindi verso sinistra. Di qua, di qua. Dai così, dai così. Guarda che figata la barca si muove veramente bene, molto agile. Bene, bene. E allora andiamo verso la oltre la spaccatura del mare, ci dobbiamo dirigere verso Sequoia. E no, cazzo, ora volevo evitarlo a questo io. Chi siete? Vabbè, dai, su. Dai, vinciamo facile, su, dai, toglietevi. E non ci provare, tu, su. Ike. Ok, bene così. Ok, allora, vediamo un po'. Proseguiamo. Senza magari farci beccare da nessun altro, perché non vorrei perdere fin troppo tempo in questo gioco di ruolo, che insomma, i giochi di ruolo sono bellissimi, per carità, bellissimi, hanno delle storie incredibili, però bisogna perderci veramente le ore, 50 ore, 60 ore, 80 ore, cioè. Allora, qua dobbiamo svolazzare qua. Ok, oh, che figata.
Adesso però do che aspetto che andà. Ma qua, cioè, sta mappa è gigante, cazzarola. Tumulo sotto il sole, lì ci siamo già stati, perché è segnato. A Massequonia, ah no, sta lì. Se tocca circunnavigare tutto qua. Ma si potrà? Ma che, ma grotta celata. Eh sì, tocca circunnavigare un po' qua sta mappa. Per forza di cosa. Allora andiamo di là. Segna là così. Ma là ci sta sto slimer. No, non ci provare. No, vattene. Allora segnaliamo, ma tocca circa una ruta sta terra qua. Sta sorte di polo nord. Vai vai, no 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 no, non ci provare, no no. Oh, buoni tutti, va, vediamo un po'. Questo possiamo. Si può attraccare qua? Ma non si può attraccare qua. Ma che caspita, ma lo fa fuori questo? Forse qui? Possiamo approdare qua? C'è pure una grotta lì, mi sa. Ma cazzarola, vabbè, pazienza. Pensiamo a circumnavigare questo polo nord. La sorta di estremo nord. Cerchiamo di arrivare ai sani e salvi a Sequonia. Ma poi vediamo il da fare. Mostri e roba varia. Vediamo un po', vediamo un po'. Io pure sono curioso perché per la prima volta sono andato oltre la spaccatura del mare. Mamma mia che roba. Ma che caspita sono ste cascate giganti. E vediamo tutti questi cosi, questi mostri acquatici. Purtroppo a me non esiste una scorciatoia. Ma vediamo un po', vediamo un po'. In questo nuovo appuntamento con Nino Kuni 2, mamma mia, mamma mia. Per fortuna che almeno non mi manca la benzina a sta nave. Cioè, oddio, in realtà non dovrebbe andare a benzina, mi sono sbagliato. Dovrebbe andare a vento e basta, però. Dai che ci stiamo arrivando. No, questo ti evitiamo, più e pari. Fortuna che la nave è più veloce di questi slimer maledetti qua, come si chiamano. Queste bestiacce immonde. Oh, buoni tutti, dai che siamo arrivati, va. Dovremmo essere arrivati. Vediamo un po' se possiamo approdare qua. Si può approdare qua? Sì, oh, finalmente, coraggio ragazzi. Questo che è? Hai aggiunto pantano inquinato alle instaporte. Oh, abbiamo attivato un'instaporta. Buoni tutti, ok. Mo, presumo che Togaspia tocca passare qua. Metto tutta roba meccanizzata. Ma che è? Gomitolo incantevole. Allora direi di qua. Passaggio obbligatorio. Passaggio obbligatorio. E direi passaggio obbligatorio. Livello 46. Dai, ti vogliamo affrontare. Va, vediamo un po'. Sgranchiamoci un po' le gambe. Oh, quanti bei avversari. Belli variegati. Dai, cioffi, dove caspita state, cioffi? Dateci una mano, va. Vai così, Evan. Vai così, Evan. Ok. Dai, Cecilius. Dai, cioffi, dove state? Cioffi, riunitevi. Vai così. Meniamo più non può. Annullato? Che faccio? Annulla.
No, cazzarola. Cioffi, coraggio, coraggio, Cioffi. Allora, buoni tutti. Vediamo un po' di dare del trifoglio medicinale a Evan. No. Lacrima d'angelo. Ok, bene così. Trifoglio medicinale. Ok. Bene, quegli altri stanno bene. Dai, Evan. Ci annullano questi, cazzarola. Occhio, ragazzi. Dai, Cioffi, combattete pure voi. Coraggio, Cioffi. Dai, Cioffi, grandissimi Cioffi. Coraggio, coraggio. E prendi questo qui. Vai così, vai così. E prendi questo. Oh. Ma sono questi slimer maledetti che non crepano. Dai, Cioffi. Coraggio, Cioffi. E ci annullano tutto, mortacci vostri. No. Dai, Cioffi. Vai così, vai così. Ok, uno è andato. Annullato, annullato. Ok, quello abbiamo battuto. Vai, vai così, becchiamolo. Ok. Dai, Cioffi, coraggio, bombardatelo. Bombardate, bombardate. Vai così, vai così. Ok, vittoria. Bene, bene, bene così. E ok. Allora, vabbè, andiamo con lui. Vediamo un po', va. Livello 47. Livello 42. C'è un bel bestiario a queste parti, eh. No, 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 no. Non ci seguire. Noi non vogliamo niente. No. Me cavaliere. Ok, questa. Ah, una battaglia campale? Qua? No. No, 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 no. E da dove cazzo? No, attacca le spalle. Che palle. Vabbè, cinghialoni. Vai, cinghialoni. Venite qua, cinghialoni. Vai. Una cazzarola. Andiamo con Cecilius. Oh. E che caspita, cinghialoni. No, pure Cecilio è andato. Buoni tutti, buoni tutti. Lacrima d'angelo. Ok. Poi goccia salute. Ok, bene così. Erba medicina anche ce n'abbiamo. Ok, quasi al massimo, va. Ok, ragazzi. E beccati così al culo, vai, vai così. Vai così, tutto al culo, vai, vai, sì, sì, sì. Ok, crepato. Cioffi, tostate. E abbiamo lisciato. E beccati questo, così, ok. Grande Cioffi di cannone, grandissimi. E becca di questo su. Grande Evan, così. Ok. Sì, Solario, grandissimo. Ok, bene così, dai di vittoria. Ottimo così. Devo sì arrivare a questa città benedetta, sì o no, cazzarola? In quanti siete qua? Ma soprattutto da dove caspia si passa? Ok, di qua così?
Facile facile. Si sequogna. Ci siamo, ok, bene così. Pensavo fosse qualche caspita di passaggio segreto, cose magiche, invece no. Ok, siamo arrivati a sequogna. Vediamo un po' che accade. È da tanto che non andiamo avanti in questa storia, ma dovevo per forza far upgradare la città. Ecco qua, sequogna. E vediamo un po', vediamo un po'. Accentaccio della miseria. E quella che roba è? E che caspita ne so. Quella torre gigantesca sarebbe l'intera sequogna. Non avevo mai visto un paese così. Ma c'ho pure scritte un po' particolari. Tra poco avrà inizio. Ma cosa? E appunto, cosa deve iniziare? Ma come cosa? Non hai sentito la notizia? Sta per iniziare una protesta contro il direttore Vector. Contro il direttore? Dici davvero? Sì, la gente si sta radunando di fronte alla fabbrica. Che facciamo? Diamo un'occhiata. Andiamo. Diamo un'occhiata? Ok, bene così, una protesta. Andiamo anche noi, dai. Andiamo tutti quanti insieme. Missione una giornata protesta a Sequogna. Allora, dirigi verso la pista di decollo di Sequogna. Ok, abbiamo raggiunto l'entrata alle instaporte. Bene, così va un po' la mappa. Posizione attuale, instaporte. Ok, ecco qua Sequogna. Bene, bene, ok. Quindi abbiamo dovuto girare tutta la spaccatura del mare. Ok, poi di là pure pantano inquinato. Ok, bene. E dove siamo arrivati? Mamma mia, che tragitto che abbiamo fatto, ragazzi. E ok, va bene, dai, ci possiamo salutare pure qui. Insomma, è stato un bel gran ritorno di questo Nino Kuni 2. Ovviamente è un'avventura che cercherò di portare a termine il prima possibile. Quindi aspettatevi ancora altri mila episodi per quanto riguarda questo Nino Kuni 2, che è un gioco di ruolo veramente incredibile. Comunque, se questo episodio vi è piaciuto, vi invito a lasciarmi un like, un commento, una condivisione con i vostri amici. E far conoscere Giappokemon in lungo e largo. Seguitemi anche nei miei vari socials. Vi ricordo come sempre pagina Facebook, Twitter, Instagram, canale Telegram. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale se non siete iscritti. Attivate la campanella per rimanere aggiornati con i miei svariati video sul gaming giapponese a 360 gradi. E ovviamente ultimamente ho aperto anche un blog, quindi basta che googolate e cercate giappogamer.home.blog e trovate il mio blog per conoscere le ultime news e articoli e recensioni varie sul mondo del gaming giapponese. E allora, ok ragazzi, vi ringrazio di essere stati fin qui. E dal vostro Giappo Gamer è tutto. Matane e ai prossimi video.